A proposito, abbiamo parlato degli anziani, giustamente, che non ci dobbiamo dimenticare, anche perché è stata la fetta di popolazione maggiormente colpita in assoluto, e l'attenzione riguarda ancora oggi le case di riposo, le case di cura dove gli anziani, magari non avendo la possibilità di stare, sono ricoverate. Professore, come dobbiamo parlare a questi giovani? Adesso ci sono i giovani che abbiamo considerato durante il lockdown bravissimi, molto molto disciplinati, adesso sembrano loro l'elemento principale di diffusione del contagio. È così, io stesso ho partecipato e qualche volta anche con preoccupazione in qualche città, sia del nord che del sud, la movida serale. Evidentemente bisogna proprio scansarsi, perché questi giovani sono stretti l'uno all'altro, non usano mascherina. Quindi ecco, io spero che anche l'informazione, l'educazione e quello che voi abbia un impatto, ecco, più che l'elemento sanzionatorio, sì, che può essere un deterrente, direi che educazione. Ecco, ricordiamo che il virus che circola, non abbiamo evidenza che sia cambiato di virulenza. Adesso ci sono studi recentissimi che dimostrano una mutazione nella proteina S, un'altra mutazione che sembra essere collegata con una letalità ridotta. Ma sa, questi studi verranno fatti dai virologi in tempi un po' più lunghi, quindi lo sapremo più avanti. Quindi dobbiamo ricordarci che il virus è lo stesso del prototipo di Wuhan, addirittura c'è una mutazione che a 614 che favorisce la sua replicazione, ma ecco, come tutti i virus, io penso che alla fine, se noi manterremo tutte le misure di cautela e di precauzione, di contenimento, questo virus, che ha una mortalità mediamente così bassa, ecco, relativamente così bassa, finirà per adattarsi come gli altri virus pandemici. Quindi raccomandiamo ai giovani, fate benissimo a lanciare questo messaggio, e anche alle case di ricovero per anziani, massima attenzione dei locali, usare l'aria condizionata a doppia mandata e soprattutto, ecco, questo dispiace, limitare le visite o mantenerle solo in quelle condizioni dove non si può non vedere il congiunto. Allora, torniamo subito da Giovanni.